Una buona domenica, ben ritrovati davvero con l'Abruzzo del pallone. Questa domenica in cui riparte il campionato di Serie D e che ci dà lo spunto anche per ritrovarci dopo la pausa estiva. Settimana scorsa di fatto è stato un lungo pomeriggio, ma sempre con le partite in campo. Questa sera per la prima volta, anche se in un formato comunque particolare, perché stiamo aspettando ovviamente Perugia-Pescara in Serie B, così come tutta la giornata del campionato cadetto, ci offre lo spunto per farvi vedere, per avere una puntata un po' più vicina a quella tradizionale, il format che avete imparato a conoscere, in molti casi ad apprezzare. Per questo vi ringraziamo già in anticipo per tutti quelli che ci seguiranno, per tutti quelli che ci scriveranno, per quelli che apprezzeranno, speriamo sarete in tanti, il nostro lavoro. Come detto, oggi è ripartito il campionato di Serie D con le sette sorelle abruzzesi. Non molte gioie per quanto ci riguarda, una sola vittoria, quella dell'Aquila, poi pareggi e sconfitte. Ci avete seguito questo pomeriggio durante diretta stadio. Avete la possibilità di ripassare tutto sul nostro serpentone che vedete in basso. Tra un po' lo studio si riempirà, adesso è ancora un po' vuoto, ma si riempirà proprio per seguire la partita del Curi di Perugia. Proprio perché non è una puntata esattamente canonica e che è fatta su due studi differenti, do la buona serata ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati. La scorsa settimana abbiamo fatto una fusion, ora la ripetiamo, sì. Perché insomma il Pescara gioca di sera in queste prime giornate, quindi siamo qui per seguire, ma oggi abbiamo anche la prima di Serie D e quindi insomma abbiamo tanti altri filmati da vedere insieme. Assolutamente, ne approfitto per ricordarvi, ma tanto lo conoscete quasi a memoria, il numero per interagire con noi: 392-623-7060. Riparte l'Abruzzo del pallone, come avete visto, anche con una veste grafica differente rispetto a quella che avevate conosciuto. Ci potete seguire sul canale 14 del Digitale Terrestre, ma non solo, ci potete seguire anche in diretta Facebook, proprio sulla nostra pagina. Vi invito a cliccare mi piace, se qualora lo vorrete, e potete seguirci anche se siete fuori di casa con uno smartphone o un tablet. Vediamo allora i numeri della giornata di campionato, partendo però con la Serie A ferma dalla Serie B, perché si è appena conclusa la partita che possiamo definire l'antipasto alla serata intensa che ci aspetta. Vedete quante partite tra poco meno di un'ora. Ieri Brescia-Palermo 0-0, questo pomeriggio Empoli-Bari 3-2, una sfida tra Vincenzo Vivarini da una parte e Fabio Grosso dall'altra. Bene, ha vinto Vincenzo Vivarini 3-2 con uno dei protagonisti, Alfredo Donnarumma, che abbiamo imparato ad apprezzare e a conoscere qualche stagione fa con la maglia del Teramo. Questa è la giornata di campionato che ci attende alle 20:30. Ascoli Provercelli, Cesena Venezia, Cremonese Avellino, Foggia Entella, Frosinone Cittadella, Novara Parma e poi Perugia Pescara, che sarà la nostra partita, la partita di noi abruzzesi. Spezia Carpi, domani Salernitana Ternana. Vi facciamo vedere la classifica, che è molto semplice, ma in queste prime giornate sarà quasi sempre così. Ci dovremmo abituare prima che si definisca un po' di più. Palermo ed Empoli 4 punti, il Pescara a 3 punti, nel gruppone a 3 punti, ma ovviamente deve scendere in campo. Dovesse far suo, come ci auguriamo, il bottino pieno, potrebbe salire a punteggio pieno proprio nella graduatoria della classifica di Serie B. Ne parleremo tra un po', ovviamente, del campionato cadetto. Staremo insieme fino a tarda serata per seguire con voi lo svolgimento della gara del Curi. Vediamo in Lega Pro oggi la Serie C, pardon. Devo chiedervi scusa perché insomma in tanti hanno richiesto il cambio di denominazione, è arrivato finalmente, io invece ero ancora
un po' con il fuso orario precedente. Serie C, girone B, l'abbiamo un po', diciamo, accantonata oggi perché l'unica abruzzese in campo in questo campionato, il Teramo, come vedete, riposava, tornerà domenica prossima nella trasferta del Menti di Vicenza. Si stanno giocando delle partite, vi do il risultato definitivo, per il momento è solo Triestina-Reggiana 1-1. Si stanno giocando Albino Leffe e Mestre, con l'Albino Leffe in vantaggio per 1-0, 1-1 a Bassano, tra Bassano e Ravenna, ancora senza reti la partita tra la Feral Pisalò e il Renate, che aveva stupito alla prima giornata di campionato, battendo nettamente il Padova 3-0. Il Sant'Arcangelo è sul doppio vantaggio a Gubbio, il Pordenone sta battendo per il momento il Sud Tirol 2-1. Alle 20:30, insieme alla B, giocano anche Fermana San Benedettese, duello tutto marchigiano, e Padova Fano. Domani invece alle 16:30 Modena Vicenza Albraglia. Questi sono i risultati. Vediamo parzialmente anche in questo caso la classifica del terzo campionato nazionale. Per il momento il Pordenone sarebbe a punteggio pieno, se fossero confermati questi risultati sarebbe l'unica squadra a 6 punti, ma per il momento ovviamente è una classifica non solo appena agli inizi, ma assolutamente parziale. Quello che ci interessa oggi particolarmente è la Serie D, girone F. Finalmente in un girone solo tutte le abruzzesi. Questi sono i risultati. Non sono mancati i gol e le sorprese. Avezzano Jesina 0-0, Campobasso San Giustese 1-1, il Nero Stellati Pratola, la matricola di questo campionato, era andato due volte in vantaggio a Castelfidardo, ma alla fine i marchigiani hanno vinto 4-2. È successo di tutto a Francavilla, dove i giallorossi di Iervesi sono fatti beffare. Dopo aver rimontato un doppio svantaggio, sono fatti beffare alla fine 2-3, dunque sconfitta per la formazione giallorossa. L'Aquila Monticelli, l'unico sorriso davvero pieno della giornata, 2-1. Matelica Pineto 2-0, doppietta di Magrassi per il Matelica. Il San Nicolò perde ad Agnone 2-1. Bispesaro a Valanga sulla Recanatese invece 0-4, 1-1 tra San Marino e Bastese, vantaggio del San Marino e poi pareggio di Leonetti per gli aragonesi. Vediamo la classifica, che ha vinto 3 punti e sono Bispesaro, Castelfidardo, Matelica, Fabriano, L'Aquila e l'Olimpia Agnonese, un punto per chi ha pareggiato Bastese, San Giustese, Campobasso, San Marino, Avezzano e Jesina, 0 punti per Francavilla, San Nicolò, Monticelli, Nero Stellati, Pineto e Recanatese. Io direi di ridurre, visto che il tempo non sarà tantissimo perché poi ci sposteremo al Curi di Perugia per ascoltare per il collegamento pregare del nostro Paolo Renzetti, bando alle ciance, ci andiamo a vedere il primo servizio della giornata. Partiamo da Matelica, dove il Pineto, seppur rinnovato, seppur grandi firme, esce sconfitto dal duello contro i matelicesi. Il servizio di Paolo Renzetti, vediamo. Inizia con una sconfitta, la seconda stagione consecutiva in D per il Pineto, che paga dazio sul campo della corazzata Matelica, perdendo un match che ha visto per buoni tratti la supremazia dei marchigiani al cospetto di una squadra, quella adriatica, apparsa non al meglio della condizione. Per gli abruzzesi al danno si aggiunge anche la beffa per l'infortunio di Ciarcelluti, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Mister Amaulio schiera la squadra con il 4-2-3-1 al cospetto dei marchigiani, che si presentano con lo stesso modulo e anche in questa stagione con i galloni di favoriti per la vittoria finale. In un pomeriggio autunnale si comincia allo stadio Giovanni Paolo II di fronte a 500 spettatori pronti via, e al terzo c'è subito una buona opportunità per il giocatore di casa Gabbianelli, che in aria si gira concludendo però debolmente. Al decimo Magrassi riceve palla, controlla la sfera, entra in area e va a concludere in maniera vincente all'angolino di sinistra, dove Giachetta non può arrivare, regalando alla sua squadra il gol del vantaggio. Match subito in salita per gli ospiti, che cercano di spostare in avanti il baricentro del gioco. La difesa matelicese ha però spesso la meglio, con Gragnoli e Bisegna ingabbiati nella ragnatela predisposta da mister Tiozzo. Al 19° è così ancora il Matelica, con Angelilli a chiamare all'intervento il portiere Giachetta. Matelica vicinissimo al raddoppio al 22° con un missile di De Gregorio, che costringe alla parata quasi distinto Giachetta. Al 25° c'è una super occasione per il Pineto, ma Ciarcelluti sotto misura dice no De Maglia con un vero e proprio miracolo. Al 26° ancora Ciarcelluti
minuti si fa 70 metri di campo, poi entra in area ma sbaglia il passaggio risolutore permettendo alla difesa locale di salvarsi. Gara godibile con il Matelica che quando può si rende pericoloso, come accade alla mezz'ora con il tiro di Malagò deviato in angolo da Giachetta. La formazione del presidente Brocco cresce con il passare dei minuti, ma gli azzurri pinetesi mancano in concretezza con il primo tempo che si conclude così sul risultato di 1-0 e con la tegola dell'infortunio di Ciarcelluti che al 47esimo è costretto a lasciare il campo in barella. Al suo posto entrerà poi Napolano. Nella ripresa la prima emozione arriva al sesto con Gabbianelli che impegna con i pugni Giachetta. Al settimo Maolo opera la seconda sostituzione richiamando in panchina Battista al posto di Fiumara. In campo il Matelica è sempre pericoloso e all'ottavo è ancora Gabbianelli a chiamare la pronta risposta il portiere del Pineto che si salva ancora con i pugni. Al 12esimo sempre squadra di casa pericolosa con il palo, questa volta a dire no ad Angelilli con l'estremo abruzzese battuto. Nel Pineto si nota come l'uscita di Ciarcelluti con Bisegna e compagni poco propositivi. Al quarto d'ora ci prova per i locali Magrassi ma la sfera finisce sopra la traversa. Il raddoppio del Matelica è però nell'area e arriva un minuto dopo al 16esimo ancora con Magrassi che approfitta di un'uscita azzardata di Giachetta insaccando a porta vuota per il 2-0. Gara quasi in ghiaccio per i rossi di casa, attenti a non scoprirsi e pronti a ripartire in contropiede. Al 25esimo mister Amaulo manda in campo Pepe per Pezzotti, mentre poco dopo al 29esimo è Della Quercia a fallire il 2-1 davanti a De Malia che è reattivo nella risposta. L'ultimo quarto d'ora di gara vede al 39esimo il clamoroso palo del Pineto con Mariani a certificare la giornata anche sfortunata degli azzurri abruzzesi vicini al gol del 2-1, poi al 47esimo con Bisegna. Ma non è giornata e per il Matelica arrivano i primi 3 punti della stagione. E da domani in casa abruzzese il pensiero sarà invece rivolto alla gara con il San Marino, che segnerà anche l'esordio casalingo stagionale della squadra del presidente Brocco al Mariani Pavone. Amaulo, è arrivata questa sconfitta nella gara d'esordio con il Matelica, avete incontrato una squadra che punta a vincere il campionato e che probabilmente anche dal punto di vista atletico e della preparazione avanti è la vostra. Sì, si è visto questo nell'arco dei 90 minuti e abbiamo trovato una squadra in palla già in ottima condizione, che ha giocato ritmi alti e ci ha messo in difficoltà, non ci ha permesso di giocare e ha interpretato bene la gara. Noi abbiamo fatto fatica, potevamo rientrare in 2 o 3 situazioni in gara, però gli episodi sono stati negativi. Evidentemente dico sempre che gli episodi non ti premiano quando non interpreti bene la partita. Noi non abbiamo interpretato bene la gara e quindi gli episodi sono stati negativi. Ciarcelluti nel primo tempo a nostro avviso è stato il migliore, poi questo infortunio che probabilmente ha anche influito psicologicamente nel secondo tempo della sua squadra, ma le chiedo quali sono le condizioni del ragazzo che è uscito in barella. Le condizioni sono da verificare, speriamo che non sia niente di grave perché Ciarcelluti è un under importante, si è visto nella prima frazione dove è stato in 2 o 3 situazioni devastante in quella zona del campo e poteva permetterci di rientrare in partita o di pareggiare la gara. Purtroppo il suo infortunio un po' ci ha penalizzato, però dico sempre che siamo in un gruppo composto da un organico buono. Tutti siamo trovati pronti e non è una scusante che sia venuto a mancare Ciarcelluti. Abbiamo fatto non un'ottima partita, possiamo sicuramente far meglio. È chiaro, venire a Matelica non è facile perché Matelica per me è una delle favorite insieme alla Vispesaro, però sicuramente la mia squadra può far meglio. Può far meglio ad iniziare già da domenica prossima nella gara casalinga col San Marino? Sì, speriamo di riordinare l'idea e avere un atteggiamento diverso. Oggi sicuramente la squadra ha avuto un atteggiamento non come piace a me, e si è visto in campo e abbiamo perso con merito, e quindi nulla da dire. Sicuramente dobbiamo un po' riordinare l'idea e partire con un atteggiamento diverso. Inizia con il piede giusto l'avventura del Matelica in questa stagione, oggi è arrivata questa vittoria con il Pineto, Pineto che vi ha creato qualche problema, però nell'arco di 90 minuti siete stati bravi a creare un maggior numero di occasioni. Era impensabile pensare che il Pineto, che io ho messo come individualità, come organizzazione di gioco tra le squadre che staranno lì davanti, era impensabile pensare che non potessero mai pungere al Matelica. Il primo tempo con Ciarcelluti lì 2 mezze occasioni l'hanno create, anzi una occasione vera dove è stato bravissimo il nostro portiere e chiaramente una al secondo tempo,
È anche vero che però nell'arco dei 90 minuti penso che il Matelica, anche di fronte a una grossa organizzazione del gioco dove ci hanno tolto via un po' del nostro solito gioco fluido, non hanno fatto in modo di creare quel gioco fluido che noi, però il Matelica ha creato tantissime occasioni da gol o grandi presupposti da gol e ha saputo anche gestire fino a parte, guardavo l'orologio, a parte gli ultimi 7 minuti finali in cui magari noi si è fatta sentire un po' la fatica e dovevamo essere più ragionevoli nel giocarla, e negli ultimi anche 10 minuti dove sono saltati un po' gli schemi perché loro hanno buttato dentro punte e palloni lì, per il resto credo che abbiamo anche controllato e meritato questa vittoria, insomma. Matelica che parte anche quest'anno per cercare di vincere il campionato? Ma il Matelica ogni anno cerca di fare, di provare a star lì davanti, poi vincere ne vince una, vedremo di domenica in domenica, di vedere se alla fine siamo lì o primi o secondi o terzi, però chiaramente noi lotteremo per star lì davanti, poi vediamo. Dunque, vittoria per il Matelica. Andrea, vengo da te prima di vedere il tuo servizio, quello che hai realizzato della partita di questo pomeriggio del Valle Anzuca tra Francavilla e Fabriano Cerreto. Il Matelica è sempre stata una squadra davvero grandi firme e poi in realtà la vittoria non è mai arrivata. Oggi probabilmente dal Pineto qualcosa in più ce l'aspettavamo, soprattutto perché il Matelica che avevamo imparato a conoscere, probabilmente quello che per dirla tutta ha avuto nel passato Esposito, Pera, non c'era più. Beh, intanto, quindi combinando le due cose, un grande Pineto, un Matelica un po' leggermente ridimensionato. Beh, intanto voglio dire che abbiamo mandato il primo servizio della partita probabilmente più lontana. Sì. Quindi questo, insomma, vogliamo ringraziare. Hai fatto bene a ricordarlo. Chi ha lavorato per fare in modo che questo avvenisse, insomma, Matelica Pineto subito in onda su TV6, in una delle partite che sulla carta era tra le più attese, perché il Pineto è una squadra costruita per fare bene, non dico per vincere il campionato, ma per consolidarsi dopo la salvezza dello scorso anno. Il Matelica è comunque una squadra importante perché ha un presidente facoltoso che investe sempre tantissimo, come Canil, che non avrà fatto le spese folli degli anni passati, ma ha attrezzato una squadra comunque che ha delle individualità notevoli. Non solo il Magrassi, che qui abbiamo visto andare in gol, che è stato il protagonista di questa giornata, ma anche lo Sicco, gente che fino all'altro ieri giocava in Lega Pro. Quindi è una squadra attrezzata per fare un campionato di vertice, anche il Matelica, un campionato da zona playoff. Sì, dal Pineto forse ci si aspettava qualcosa in più, però io penso che il Pineto stia anche un po' cambiando pelle. Lo scorso anno è una squadra che è stato un cantiere aperto per tutta la stagione e l'obiettivo da centrare era la salvezza, che alla fine è arrivata, ma attraverso un processo piuttosto lungo di trasformazione della rosa. Ora la rosa è stata ulteriormente trasformata perché è una squadra ora più tecnica rispetto a quella della passata stagione e probabilmente questa transizione va ancora completata. Peccato per l'infortunio a Ciarceluti, speriamo non sia nulla di grave, però insomma non arrivano buone indicazioni sotto questo punto di vista. Ma avere gente come Bisegna, come Napolano, questi sono giocatori forti che fanno la differenza in Serie D, sono giocatori tecnici. Quindi io penso che alla lunga usciranno alla distanza. Napolano è anche reduce da un infortunio piuttosto grave partito lo scorso anno quando indossava la casacca del San Nicolò. Insomma, qualcosina in più forse dal Pineto ci si aspettava, ma direi che è ancora presto, siamo appena alla prima giornata, quindi vedremo nelle prossime partite. Però è chiaro che le aspettative sono diverse. Lo scorso anno ci si aspettava la salvezza, quest'anno dal Pineto ci si aspetta un campionato solido e quindi bisogna fare i conti anche con questo mutamento di status. Andrea, tra un po' avremo in collegamento Paolo Renzetti, ma abbiamo le formazioni di Perugia-Pescara, allora le diamo le ultimissime. Non gioca Del Sole, gioca Baez in attacco insieme a Benalì e Pettinari, questo è il tridente scelto da Zeman per la gara del Curi. Gioca Zampano, dunque Pigliacelli tra i pali, Zampano coda per Rotta e Mazzotta in difesa, Koulibaly, Proietti e Brugman a centrocampo, Benalì e Baez ai lati di Pettinari. Questa è la formazione titolare che inizierà la partita tra poco più di
mezz'ora. Poi ovviamente avremo il collegamento con Paolo Renzetti tra poco, proprio dall'esterno del Curi di Perugia, però visto che oggi tu eri a Francavilla, siamo curiosi di vedere come purtroppo è arrivata questa beffa per il Francavilla contro il Fabriano Cerreto, un remake di quello spareggio di inizio estate, e purtroppo va ancora male alla formazione. È andata anche peggio. È andata anche peggio. È stato un pareggio che ha permesso, per il gol fatto in trasferta, al Fabriano di festeggiare l'eccellenza già in quella partita, poi il Francavilla è stato ripescato. Oggi invece c'era l'opportunità della rivincita, invece è arrivata addirittura una sconfitta al 96esimo, quindi grossa delusione, anche se, come vedremo, il pubblico di Francavilla, molto maturo, ha apprezzato lo sforzo della squadra, ha ritrovato la Serie D dopo 22-23 anni, e alla fine hanno comunque applaudito la prestazione della squadra di Iervese, e questo deve essere un buon viatico nonostante questa sconfitta. Ci andiamo a vedere Francavilla 2 Fabriano Cerreto 3, il servizio porta la firma di Andrea Costantini. Un finale beffardo rende molto amaro il ritorno in Serie D del Francavilla, fulminato dal gol di Cusimano al 96esimo, all'ultima azione. 2-3 il finale al Vallenzuca per un Fabriano Cerreto che ha nell'impianto francavillese un vero e proprio talismano. Qui, 3 mesi fa, aveva festeggiato la promozione in Serie D. Dopo il ripescaggio, il calendario aveva dato l'opportunità di una rivincita al Villa, rinnovato nella proprietà, nello staff tecnico e in buona parte della rosa. Ma così non è stato, complice qualche disattenzione di troppo e una giornata poco felice del baby 99 Faggiano tra i pali. Iervese senza Amenta, Galli, Milizia di Pietrantonio e Mancini, Faggiano in porta preferito a Spacca, Fofana al centro dell'attacco, davanti ad una buona cornice di pubblico, presenti tra gli altri l'ex presidente del Pescara Angelo Renzetti e l'ex DS Daniele Dellicarri, il Villa parte forte. Al primo cross di Zerbo, velo di Fofana e destro di prima di Micciche, alto. Buoni movimenti offensivi, come si nota al 10° Fofana illumina per Zerbo, fermato dall'uscita di Monti. Nel Fabriano Fenucci punta sul trio Piergallini, Cicino, Peronullo e sulla solidità dei centrali Tafani e Labriola. I marchigiani approfittano di un calo dei padroni di casa e poco prima della mezz'ora si rendono pericolosi con la rasoiata di Berardi a fil di palo e con l'incornata di Labriola su azione d'angolo. Al 35esimo il tiro cross di Mele spaventa Monti, ma è nella seconda frazione che arrivano gol ed emozioni. Al 3° il Fabriano sblocca la situazione, cross di Peronullo, torre di Labriola e compito facile facile per Cicino che insacca da pochi passi. Al 7° Micciche liscia da ottima posizione il suggerimento di Di Pentima. Il Fabriano invece non perdona e al 13° raddoppia con la bordata di Peronullo, la cui punizione sorprende Faggiano. Gara decisa, ma che? Al 15° Fofana difende palle e va giù sul contatto di Compagnucci per Frascaro di Firenze, calcio di rigore che lo stesso attaccante ex Virtus Lanciano trasforma senza problemi. I padroni di casa spingono e trovano subito il 2-2 ancora con Fofana annullato per precedente offside di Micciche. Poco male, perché al 22esimo il pareggio c'è tutto. Il neoentrato Banegas serve Fofana che ci prova una volta, poi va al cross per Francesco Mele che in bella coordinazione gonfia la rete. Grande soddisfazione per il 98 in prestito dal Torino ma cresciuto nel Pescara. Partita apertissima, al 28esimo Peronullo mostra ancora le sue capacità balistiche e sfiora il 2-3. 32esimo, ancora il tridente di Iervese, Fofana, Banegas, Micciche che calcia fuori a colpo sicuro. Nel finale Francavilla attacca, ma il 2-2, tutto sommato giusto, sembra scritto quando la traiettoria all'apparenza senza pretese di Cusimano lascia di sasso Faggiano. Per il gol partita che fa festeggiare il Fabriano, per il Villa tanta delusione, ma anche gli applausi di incoraggiamento da sottolineare del proprio pubblico. Iervese, debuttare con una sconfitta così fa davvero male. È difficile digerire questa sconfitta perché, a parte qualche errore individuale che potevamo evitare, la squadra, nonostante sotto di 2 gol, ha avuto una grande reazione, ha creato tantissimo, abbiamo sprecato tantissimo. Poi pazienza, la giornata no, perché ripeto, 2 gol su 3 erano, si potevano evitare, però non voglio assolutamente dare la colpa al ragazzino, perché un 99 ci può stare che, sai, pure anche la partita della prima di campionato era un po' emozionato, però dispiace perché, ripeto, già il pareggio forse ci stava stretto. Però il pubblico comunque ha applaudito, quindi ha apprezzato la prestazione, questo è un altro bel punto di partenza. Ma no, il pubblico è stato fantastico,
siamo contenti che loro hanno apprezzato la prestazione della squadra, però ecco, volevamo dare i 3 punti perché ci tenevamo in particolar modo. La vittoria è meritata, anche se il Francavilla è una squadra forte che gioca bene a calcio, cerca l'ampiezza, c'ha giocatori importanti. Abbiamo un obiettivo di salvezza il più possibile serena, ma qua di sereno c'è poco perché qua c'è da far punti tutte le domeniche. Siamo contenti perché la prestazione c'è stata, è stata di cuore, di sostanza, di carattere, ma anche di buon gioco. E poi la ciliegina sulla torta è stato il terzo gol. Alla fine potevamo anche pareggiarla, avrei detto le stesse cose. È chiaro che così, ripeto, è una vittoria che si tinge un po' di favola. Davvero una beffa per il Francavilla. Andrea, tra un po' ne parleremo insieme a te e rivedremo anche un episodio da Moviola, che è quello del rigore che ha innescato l'1-2, la rimonta, poi però purtroppo vanificata del Francavilla. Ma siccome sono le 19.56 e tra un po' dovrà prendere la via della tribuna stampa del Curi di Perugia in questo cammino pomeridiano che l'ho portato prima a Matelica per Matelica Pineto e poi adesso a Perugia per Perugia Pescara, noi ci colleghiamo con Paolo Renzetti. Buonasera Paolo, abbiamo dato le ultime di formazione, ben rivisto, ovviamente grazie a te, grazie a Gaetano Tero, grazie a Stefano Recanati. Per il Pescara la sorpresa, che poi in realtà sorpresa già si pensava che potesse non giocare, è l'assenza di Ferdinando Del Sole e dunque gioca Baez dal primo minuto. Sì, grazie Jacopo. Buonasera dall'esterno dello stadio Renato Curi di Perugia. Una mezz'oretta all'inizio di questa partita che vedrà di fronte due squadre che hanno vinto la prima partita, la prima gara stagionale con identico punteggio 5-1. Dunque due squadre in grande forma che si affronteranno questa sera in uno stadio che presenterà un bel colpo d'occhio con circa 11-12.000 tifosi presenti sugli spalti. Circa 600 saranno i supporters che tra breve raggiungeranno gli spalti, la curva sud, il settore di curva sud dello stadio Renato Curi. Avete parlato, Jacopo, dicevi delle formazioni, andiamo a rivederle insieme. Sì, nel Pescara non c'è Del Sole perché non è arrivato il documento che ci si attendeva e che si aspettava dalla Lega dopo il suo passaggio alla Juventus, ma le assenze nel Pescara sono anche diverse perché non saranno di questa gara Campagnaro, Bruno Mancuso, Elizalde, Capone, Latte, oltre a Del Sole. Prima partita di Baez con la maglia del Pescara, prima convocazione per Fornasier che ha avuto grossi problemi quest'estate per via di un fastidioso infortunio, ma il giocatore è clinicamente guarito e recuperato e dunque Zeman ha messo in campo quella che riteneva evidentemente la miglior formazione. Ma iniziamo dal Perugia, il Perugia di Giunti che giocherà con un 4-3-1-2 con Rosati in porta, Zanon, uno degli ex, dei tanti ex di questa partita, Monaco, Volta e Belmonte in difesa, Bandinelli, Colombatto e Bianco a centrocampo, sulla tre quarti aggirà Terrani che è stato preferito a Falco, l'ultimo arrivato dal Benevento. In avanti ci sarà la coppia d'attacco formata da Han, il nordcoreano a segno con una tripletta nella gara di Chiavari con la Virtus Entella, e Di Carmine. Nel Perugia, ricordiamo, lo abbiamo detto prima, non ci sono Brighi che è squalificato, non c'è neanche Cerri che è impegnato con l'Under 21. Vediamo anche la panchina della formazione umbra con Santopadre, Paic, Casale, Cioè, Emanuello, Mustacchio, Bonaiuto, ex giocatore del Teramo, Dossena, Del Prete, altro ex biancazzurro, Falco che vi dicevo qualche istante fa, e Nocchi. L'allenatore è Giunti che però è squalificato anche per questa giornata. Il Pescara risponde con il 4-3-3, come dicevamo, con Pigliacelli in porta, Zampano, Coda, Perrotta e Mazzotta in difesa, dunque
Zampano torna, anzi gioca dal primo minuto dopo che nella partita domenica scorsa non era stato convocato per influenza, e dunque esce Crescenzi. A centrocampo non cambia Zeman, con Koulibaly, Proietti e Brugman. In avanti Benali dal primo minuto, Pettinari confermatissimo dopo la tripletta contro il Foggia, e come detto Baez. Vediamo anche la panchina della formazione adriatica con Fiorillo, Crescenzi, Balzano, prima convocazione per il neo biancazzurro, l'ultimo arrivato in casa adriatico. La stessa cosa per Canutè, arrivato dalla Juventus nell'ambito dell'affare del Sole, e poi Valzania, Fornasier, Palazzi, Carraro e Cappelluzzo. Dirigerà l'incontro il signor Aureliano della sezione di Bologna, dunque per questa partita che vede due squadre davvero in grande forma in questi questa seconda giornata del campionato di Serie B, che come dicevamo, come dicevi anche tu Jacopo, nel pomeriggio è stata posticipata alla domenica per via della sosta della Serie A per gli impegni non proprio fortunati, almeno per quanto riguarda la serata di ieri, della nazionale di mister Ventura. E stanno continuando ad affluire tifosi qui al Renato Curi, come detto ci saranno anche circa 600 tifosi del Pescara. Ovviamente l'orario non ha agevolato un afflusso maggiore di tifosi, considerando che si tornerà a notte inoltrata. Io prima di restituire la linea ringrazio comunque anche per il gran lavoro di questo pomeriggio la struttura tecnico-giornalistica di Vestina News con Gaetano Tereo e Stefano Recanati. Linea allo studio, non so Jacopo se Paolo, ci sono delle domande da parte tua. Rapidissimamente noi siamo qui. Di Andrea. Paolo, sì. Chiaramente noi aspettiamo sulla tribuna del Curi il senatore Antonio Razzi. Ah, per il fatto di Anna. A vedere la sua creatura, o meglio, lui si è definito lo scopritore di Ahn Kwang-song, il giocatore nordcoreano, e sappiamo come il senatore Razzi abbia questo filo diretto con Pyongyang, e lui ha detto... Anche se oggi come oggi avere un filo diretto con Pyongyang non è che porti... È vero, però non è che sia al massimo. Il senatore lo ostenta e ha dichiarato che sarebbe stato al Curi. Poi Paolo ci farai sapere se c'è, magari lo ascolteremo pure. Certamente, se riusciremo ovviamente a vedere dalla nostra postazione di tribuna stampa quello che accade. Anche in tribuna d'onore, se dovessimo intravedere ovviamente il senatore Antonio Razzi, non... Esatto, abbiamo, tra l'altro ne avevamo parlato proprio l'altro giorno nel corso del TG6 con un servizio proprio riguardante una dichiarazione del senatore in vista del suo imminente viaggio in Corea del Nord. Dunque, se ci sarà l'occasione, se avremo la possibilità, Andrea, non esiteremo ad intervistarlo e a portarlo ai nostri microfoni. E dunque per il momento è tutto dall'esterno Paolo, dello stadio Renato Curi, scusami, di Perugia, linea che può tornare allo studio senatore, a voi. Sì, sì, Andrea. Che oggi è stato sul Trasimeno, quindi proprio da quelle parti, per parlare del rilancio economico del lago, quindi suppongo che... Allora è lì, allora sarà a Perugia, vedrai. Va bene, e allora, Paolo! Se 2 più 2 fa 4, il senatore Razzi sarà in tribuna. Linea a voi, a più tardi. Grazie Paolo Renzetti, accomodati in tribuna e ci farai vivere Perugia-Pescara. Io do la buonasera e ben ritrovato a Riccardo Clinco. Ciao Riccardo! Ciao. Abbronzatissimo, vedi come esci in onda, sei sì. Abbronzatissimo. Va bene, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi Andrea continuerà a parlare di Francavilla Fabriano perché dobbiamo far vedere l'episodio da Moviola. Ci fermiamo un attimo, continuate a scriverci, torniamo tra pochissimo. Cazzo, ma... Eccoci rientrati dopo la pausa pubblicitaria. Prima del collegamento con Perugia stavamo parlando di Francavilla Fabriano. Andrea, ci vediamo un episodio da Moviola. Sì. Siamo sullo 0-2 per il Fabriano Cerreto, arriva il calcio di rigore che riapre la partita. Poi in realtà il Francavilla la pareggerà proprio la gara prima della beffa finale. Questo è il calcio di rigore. Ce lo vuoi contatto su Fofana? Allora Fenucci in sala stampa ha detto che il rigore non era così chiaro. È un rigore d'esperienza. A me sembra abbastanza chiaro. È un rigore d'esperienza, nel senso che Fofana vede passare il pallone, mette il corpo e lì a quel punto Compagnucci, l'under del Fabriano, è un po' ingenuo perché finisce proprio addosso, va a toccare anche la gamba da dietro di Fofana. E ecco, vedete, proprio mi sembra evidente, è un intervento assolutamente incauto, mentre Fofana con grande scaltrezza sì. Si accingeva a far passare il pallone per poi girarsi lui e calciare in porta. Mi sembra un rigore molto chiaro, più chiaro nel rivederlo così rispetto a quello che era dal campo, rigore netto. Assolutamente, rigore d'esperienza, sei d'accordo Riccardo? Chiedo a te.
Sì, rigore netto perché Fofana difende la palla e viene preso con la gamba, Pablo tira giù con la gamba, con la gamba sinistra. E quindi... Si vede la differenza di caratura, di esperienza tra Fofana e Compagnucci, che è un under. Sì. Insomma, questi rigori magari... Fofana è un giocatore fuori categoria, nel senso che in questa categoria è... Ha fatto gol, si è preso il rigore, ha ispirato alcune delle manovre più belle del Francavilla con alcuni movimenti, con alcuni passaggi, non solo centravanti, ma... ha dimostrato anche una discreta visione di gioco. È chiaro, è arrivato anche lui tardi, quindi come gran parte dei giocatori deve ancora guardare. È un lusso in questa categoria un giocatore come Fofana. Suppongo proprio di sì. Assolutamente. L'unica nota lieta, l'unica vittoria anzi, perché poi di nota lieta anche un pareggio può essere inizio stagione una nota lieta, ci mancherebbe. Però l'unico vero sorriso pieno della giornata è quello dell'Aquila, che vince al Gran Sasso d'Italia, Italo Acconcia, 2-1 sul Monticelli, il servizio, vediamo. L'Aquila Calcio domina per un tempo, ma si fa rimontare e trova la vittoria solo in pieno recupero. Una vittoria all'ultimo respiro per il rossoblù, insomma. Al gol di Boldrini nel primo tempo, alle tante occasioni fallite per un soffio, al pareggio ospite nella ripresa su calcio di punizione. Il gol partita è arrivato ad opera del neo entrato Boucher, al 90esimo, con il Monticelli in 9. Ad assistere alla terza vittoria consecutiva dell'Aquila Calcio, in prima di campionato anche il nuovo gruppo societario ed il sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi. Al 7° minuto, palla sulla sinistra per Fabrizi. Buono il tentativo, ma Rinaldi devia prontamente in angolo. 2 minuti dopo ci prova Boldrini, ma la palla termina alta sulla traversa. Il dominio aquilano è totale, con il Monticelli che non riesce a confezionare nessuna azione. Al 28esimo arriva il meritato vantaggio per l'Aquila. Boldrini recupera con decisione una palla in area e calcia di potenza. Rinaldi non può nulla, è il vantaggio. Al 35esimo proteste per un fallo in area su Fabrizi. Il direttore di gara lascia proseguire, si lamenterà Battistini nel dopo gara. I rossoblù di casa cercano con convinzione ma senza fortuna il raddoppio e al 37esimo tiro cross di Valenti che termina di poco al lato dell'incrocio dei pali. Al 39esimo Boldrini calcia un insidioso pallonetto che Vollarini respinge sulla linea con il portiere Rinaldi fuori causa. Ultima occasione del primo tempo è di Valenti, punizione che di testa viene deviata in angolo dalla barriera. Al rientro in campo il Monticelli prende in mano il gioco. Al 15esimo Pedalino entra in area e calcia su Ferroni che respinge senza troppe difficoltà. Risponde l'Aquila immediatamente con Valenti. Buono il tentativo, ma Rinaldi si distende e blocca. Al 18esimo grande pericolo dalle parti di Farroni. Ciabuschi davanti alla porta colpisce di testa ma clamorosamente spedisce il pallone alto. La gara si infiamma al 25esimo calcio d'angolo concesso al Monticelli. Prima della battuta qualche scaramuccia in area e l'arbitro vede un colpo inferto ai danni di un giocatore aquilano. Rosso diretto per De Vecchis. Ma gli ospiti in 10 trovano il pareggio al 28esimo. L'azione si avvia ancora da calcio d'angolo con Guerra che lascia partire un velenoso tiro che Farroni non riesce a bloccare. L'Aquila si rianima e cerca di recuperare. Al 30esimo Marra serve Boldrini, ma a pochi passi dalla porta l'attaccante colpisce senza troppa forza e spedisce all'esterno. Monticelli rimane in 9 al 42esimo, secondo giallo per Iachini. I rossoblù non mollano e, come detto allo scadere, siglano la rete del vantaggio con Boucher. Cross di Marra dalla destra e tocco di precisione del neoentrato. Grande esultanza, ma rimedia la munizione perché ingenuamente si toglie la maglia. Dopo un primo tempo penso poterlo dire bello, in cui abbiamo fatto una buona partita contro un avversario e poi si è dimostrato nel secondo tempo in tutto il suo valore. E abbiamo sofferto un pochino nel secondo tempo, abbiamo preso un gol assolutamente evitabile, un gol che una squadra come la nostra non può prendere. E poi siamo stati bravi a non farci prendere la frenesia, sicuramente la doppia espulsione dal punto di vista numerico ci ha aiutato, soprattutto per la questione fisica. Credo che meritassimo il pareggio, avevamo avuto già due palle gol importanti. Poi
credo che a questo punto avremmo potuto dire un tempo a favore dell'Aquila, un tempo a favore del Monticelli, e poi voglio dire, secondo me l'arbitro è stato il valore aggiunto nei confronti dell'Aquila, perché insomma, al di là dei grandi meriti di questa squadra che sicuramente arriverà tra le prime in classifica, però oggi se ci fosse stato un arbitro diverso la partita sarebbe finita in parità. Vittoria dunque per l'Aquila 2-1 con un sospiro finale, perché insomma anche in 9 contro 11 questa benedetta vittoria sembrava non voler arrivare. Siamo al completo, pronti tra poco a vivere Perugia-Pescara in una mise abbastanza evidente. Ti ritrovo con piacere, lo ritrovo con piacere, William Carosella. Ciao William. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, color zabaione, ci può stare. No, alla seconda maglia stasera. Ah, alla seconda maglia, anche se il Pescara, se non erro, abbiamo visto, giocherà con la divisa verde, se non ho visto male, dalle immagini pre-gara che ci arrivano da Perugia, ma potrei anche sbagliarmi. Dunque, vittoria per l'Aquila per 2-1 contro il Monticelli, e invece ci trasferiamo adesso in Molise, ad Agnone, al Civitelle di Agnone, sconfitta per il San Nicolò 2-1 contro l'Olimpia Agnonese. Vediamo il servizio. Ottimo l'esordio per l'Olimpia Agnonese, che rimonta e conquista i primi 3 punti in palio al Civitelle contro il San Nicolò. L'impressione sulla squadra di Mister Bucci è assolutamente positiva, nonostante abbia avuto finora poco tempo per conoscersi e giocare insieme. L'inizio gara è già frizzante, con l'azione fulminea nei primi 30 secondi di Barbosa, segue un po' di pasticcio in aria che si conclude con un nulla di fatto. Il San Nicolò non è da meno e al quinto minuto trasforma nel migliore dei modi l'angolo di Chiacchiarelli con De Sandis, che con fermezza porta in vantaggio i suoi. Il vantaggio dura solo 10 minuti, quando dal limite dell'area arriva un gran gol di Balzano, che va ad incassarsi nell'angolo basso della porta difesa da Gori. Al 18° registriamo la conclusione di Caprarola dal limite, ma la palla si spegne sul fondo. Al 27° ci prova Balzano, ma la conclusione termina alta. Siamo al 39°, vediamo il San Nicolò con Sassarini e palla che si spegne alla sinistra della porta. Al 43° protestano i Granata per un tocco di mano non ravvisato dal signor Foresta della sezione di Nola. Siamo sullo scadere del tempo regolamentare, c'è ancora tempo per un calcio piazzato del San Nicolò. Stessa coppia del gol del vantaggio, Chiacchiarelli alla battuta riceve De Santis di testa, ma è ottima la risposta di Faiella che mette in angolo. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Al 14° l'episodio. Niang corre verso la porta. Viene atterrato da Gori, giallo per lui e rigore per l'Agnonese. A trasformare dal dischetto ci pensa Barbosa. Intanto Gori, dopo lo scontro, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. Al 34° calcio piazzato con Chiacchiarelli. Respinta di Faiella, Cassese devia in angolo, dalla battuta dello stesso ci prova Mozzoni a cercare la porta, ma la sfera è alta. Non c'è più tempo per altro, l'Agnonese porta a casa i 3 punti guadagnati davanti al pubblico amico in vista del doppio impegno in trasferta che l'aspetta. E dunque sconfitta per il San Nicolò su un campo ostico come quello del Civitelle di Agnone. C'era curiosità per Andrea, per l'esordio oggi di una matricola davvero nel vero senso della parola come il Nero Stellati. A dir la verità, la squadra di Di Marzio ci aveva sorpreso non una ma 2 volte in vantaggio, poi però è venuta fuori il Castelfidardo. Sei curioso di vedere com'è andata? Sì, sono curioso anche perché i Nero Stellati lo scorso anno hanno vinto il campionato facendo leva su una grande forza difensiva. Ora è vero che c'è una categoria di differenza, però prendere in 90 minuti 4 gol da una squadra che magari sarà migliorata rispetto allo scorso anno, ma che certo non è una delle potenze del girone, mi fa specie. Quindi se i Nero Stellati segnano 2 gol in trasferta ti aspetti che almeno un punto venga portato a casa. Così non è stato, evidentemente l'impatto da neopromossa, da debuttante assoluta nella quarta serie nazionale ha inciso sul morale dei giocatori di Di Marzio. Quindi insomma vediamo i riflessi filmati e poi commenteremo ancora meglio, visto che il sottoscritto non ha visto la partita, quindi è curioso di vedere come si è sviluppato questo 4-2. Assolutamente, vediamoci il servizio di Castelfidardo, Nero Stellati Pratola, 4-2 il servizio di Roberta Di Sante.
Esordio amaro in terra marchigiana per i nerostellati che impattano 4-2 sul terreno del Galileo Mancini di Castelfidardo. Per lo storico esordio in Serie D, mister Di Marzio decide di affidarsi ad un 4-2-3-1 con Capitan Vitone e Giallonardo in mediana e Cone, Rossi e Di Ruocco a ridosso dell'unica punta Isotti. Risponde Bagnoni con un 4-4-2 che affida il peso dell'attacco alla coppia Mihailov-Minella. I pratolani, seguiti in trasferta da un nutrito gruppo di tifosi nerostellati, partono con il piglio giusto e dopo appena due giri di lancette passano in vantaggio con un bel destro a volo di Di Ruocco che deposita in rete il traversone di Puglielli. Dopo buoni 20 minuti di gioco il Castelfidardo però viene fuori al 25esimo, sfiora il pari centrando il palo con un buon sinistro di Mihailov. La sfera torna poi sui piedi di Minella ma la sua conclusione viene sventata da Parente. A questo punto Bagnoni, non contento, decide di fare un cambio tattico sacrificando Mantini e inserendo Montagnoli, passando così al 4-3-3. È la svolta della partita in favore dei marchigiani che imprimono maggiore vivacità in avanti e non danno punti di riferimento alla difesa pratolana. Al 35esimo un'azione corale porta al pareggio. Cross di Trillini raccoglie dalla parte opposta Montagnoli che rimette in mezzo per Minella che da due passi insacca sul primo palo. Nel finale di primo tempo Di Ruocco prova a mettere in mezzo un invitante pallone per Palombizio su un ventrato a Isotti, ma l'attaccante in scivolata non riesce a finalizzare il tapin. A dir poco scoppiettante l'avvio di ripresa. Al 4 Selvaggio esce in maniera un po' avventata su Cone e l'arbitro assegna un dubbio rigore tra le nutrite proteste dei padroni di casa. Di Ruocco, sicuramente il migliore in campo tra gli abruzzesi, non sbaglia e riporta in vantaggio i suoi. Sulle ali dell'entusiasmo ora i nerostellati si riversano in avanti. Al 7 la punizione di Vitone smanacciata da Selvaggio scheggia la traversa, ma proprio nel momento migliore degli abruzzesi arriva il nuovo pari del Castelfidardo. Altro calcio di rigore, questa volta assegnato per un fallo di Di Ciccio su Trillini. Minella dagli 11 metri con un preciso lob supera Parente e fa 2-2. Passano solo 4 minuti e un Minella in giornata da incorniciare approfitta di una disattenzione per rubare palla e superare Parente per la terza volta, firmando la tripletta personale. I nerostellati accusano il colpo, la squadra soffre la velocità degli esterni del Castelfidardo che ora invece gioca sul velluto e al 17esimo mette a segno il poker. Minella questa volta si improvvisa uomo assist e mette in mezzo una palla al bacio che Montagnoli gira in rete. Prova a recuperare lo svantaggio la formazione abruzzese, prima con una conclusione a volo del solito Di Ruocco, poi con un tentativo di Palombizio. Al 28esimo è invece l'ex paterno Parente a mettere una pezza sull'onnipresente Minella, evitando un passivo più pesante. L'ultimo acuto in pieno recupero è la girata a fil di palo di Palombizio. Non bastano cuore e impegno alla squadra pratolana per evitare una sconfitta all'esordio nel campionato interregionale contro una squadra esperta della categoria. Troppi errori in fase di impostazione e disimpegno, dai quali però ripartire per lavorare in vista della prima partita tra le mura amiche. Mister Di Marzio, questa prima uscita nel campionato di Serie D, un esordio insomma che parte con una sconfitta che però ci può stare per quanto visto in campo, che cosa bisogna correggere? Ma sicuramente l'approccio bene, però abbiamo commesso troppi errori individuali, in particolar modo soprattutto quando siamo andati in vantaggio. Nel primo tempo abbiamo gestito poco bene la palla, soprattutto nelle nostre uscite, eravamo troppo bassi e quindi concedevamo troppo campo, dovevamo andare ad attaccare troppo campo e quindi ci siamo un po' disuniti, però concedendo tra virgolette il giusto per una prima partita fuori casa. Quello che non è andato è stato poi l'inizio del secondo tempo, bravi nel riandare in vantaggio, poi tra virgolette abbiamo avuto quei 10 minuti di blackout, per assurdo dopo la traversa ci siamo un po' seduti, abbiamo commesso degli errori individuali su tre palle in uscita gestibili senza pressione e lì giustamente abbiamo pagato caro questo esordio. Mister Bagnoni, arriva questa prima vittoria in casa, una vittoria importante contro una squadra neopromossa in cui comunque si sono viste delle buone cose. Abbiamo fatto una grande partita sotto il profilo sia agonistico che tecnico, visto che poi
Abbiamo preso gol su degli episodi, soprattutto il rigore, potevano magari ammazzare qualsiasi squadra, invece noi abbiamo reagito, da lì abbiamo trovato proprio lo spunto per poi attaccare la partita. Si sono viste anche delle cose buonissime a livello tecnico, cominciamo a correre sempre in avanti, aggredire l'avversario, questa è la cosa che mi piace, comincio a vedere la mia squadra e quindi sono contento. E dunque vittoria per il Castelfidardo, sconfitta per il Nero Stellati Pratola e domenica prossima, probabilmente sabato in anticipo, ma è una cosa da confermare, ci sarà Nero Stellati Francavilla, già tutta da seguire. Sono finite le partite di Serie C, vediamo i finali prima di andare in pubblicità perché poi ci tuffiamo su Perugia Pescara, ma non ci siamo dimenticati di Avezzano Jesina, anche di San Marino Vastese. Restate con noi perché la serata è ancora lunga. Albinola FM Mestre 1-3 perché Triestina Reggiana si era giocato questo pomeriggio, Bassano Ravenna 2-1 per Alpi Salò, Renate 0-1, continua la marcia del Renate, Gubbio Sant'Arcangelo 1-2, Pordenone sul Tirol 3-1, come vedete Fermana San Benedettese e Padova Fano iniziano tra poco alle 20:30, domani Modena Vicenza. Rientriamo perché ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, al rientro saremo pronti per vivere tutte le emozioni di Perugia Pescara. A tra poco.